necessariamente facessero parte di ambienti più popolari. Voglio dire, alludo al dottore Maggiore, per esempio, al Trapani Giuseppe. Come si spiega questo inserimento di queste persone? Beh, una volta era un piacere per queste persone appartenere alla mafia, perché era un ordine di disciplina, era un ordine di dignità e non si andava indietro alla speculazione di qualsiasi genere esse fossero, anzi si era per controllare se qualcuno voleva speculare. Queste persone ci sono appartenute fino alla morte, non sono state mai espulse, né mai si è parlato di espellere. E questi facevano parte di quale famiglia? La mia, Porta Nuova. Porta Nuova. Comunque lei ancora questo cordone ombelicale non l'ha completato. Non sono riuscito a tagliarlo. Non è riuscito a tagliarlo perché istintivamente dice sempre la mia. Sì. Gnoffo Ignazio è stato ucciso. Sì. I motivi della sua uccisione ce li chiarire? Chi io sappia, detta di rubare la mente, perché il Calò invitava lo Gnoffo, capo mandamento dello Gnoffo, il Calò. E il Calò non si era presentato agli appuntamenti fissati da Pippo Calò. Era di tendenza amico di Stefano Bontati e di Salvatore Inserirlo. Traga le conclusioni, perché le mie conclusioni sono che è morto per questa ragione. Chi sarebbe rifiutato di recarsi a degli appuntamenti inviateli da Calò? Ma da Calò. Chi? Gnoffo. E chi l'avrebbe sostituito? A detta di Badalamente, Corallo. Ma come reggente o con elezione? Come reggente. Che io sappia, non so di elezione. Lei per Corallo, quindi, gliel'ha detto Badalamenti? Sì. E in che termine ne ha parlato Badalamenti? Se può essere più preciso. Uno sconosciuto. Ma lei Corallo non lo conosceva? Io lo conosco, Corallo, sì. Lo conosco. Ma non lo conosco come un mafioso di spicco. Lo conosco come un grande amico di Giuseppe Calò. Uomo d'onore anche lui, fin degli anni 50. No, uomo d'onore moderno. Ma era un uomo d'onore che si era appartato dalla cosa, che conduceva la sua vita. Quindi per me è stata una sorpresa l'inserimento di Corallo, perché lui apparteneva nella famiglia di Palermo, Corallo. Anzi, forse non l'ho detto, a giudizio istruttore apparteneva anche il padre di questo attuale Giovanni Corallo nella famiglia di Palermo. Ma lui era un estraneo nella cosa nostra, era un individuo proprio fuori, era un grande amico di Pippo Calò, amici fin dall'infanzia, ma non faceva mai parte di riunioni, lui faceva la sua vita. Quando il Badalamente mi disse che Giovanni Corallo era stato posto alla reggenza della famiglia di Palermo, per me fu una sorpresa, perché era un individuo che si era veramente estraniato dalla cosa nostra. Questo è il vero. Ma per volontà sua si era estraniato, o per incapacità, o per altri motivi, o perché non c'era bisogno di lui? Io direi per volontà sua, era un individuo più dedito alla sua vita privata e non a confondersi in mezzo alla cosa nostra. Io per confondersi in mezzo alla cosa nostra intendo dire frequentare giornalmente persone della cosa nostra. Lui, io credo che al 90% dei mafiosi della provincia di Palermo, lui, 90, forse di più, era sconosciuto, totalmente sconosciuto. Sorce Vincenzo, detto Cecè? Lo conosco da tempo ed era appartenente alla famiglia di Palermo. Ho
conosce personalmente? Personalmente, sì. Da molto tempo? Sì, era anche coimputato nel processo di Catanzaro. Ulizzi Giuseppe? Lo conosco da molto tempo. Era anche lui coimputato nel processo di Catanzaro. Tutte e due appartenenti alla famiglia di Palermo. C'era anche Salvatore La Barbera in questa famiglia? Sì. Certo. Era nell'antica commissione Salvatore La Barbera, mentre il rappresentante era il fratello Angelo. Lei ha parlato di La Barbera Angelo che nel 1960 si inserisce nella speculazione edilizia. Già, la domanda forse le è stata già posta. Sì, me l'ha posta io. Più di questo non sa dire. Ma più che inserirsi nella speculazione edilizia, lui si inseriva nel rifornimento dei cantieri dell'edilizia. Cioè, credo che avesse due grandi costruttori a Palermo, perlomeno in quell'epoca. Un tal Moncada e un tale Geraci, che a quell'epoca erano dei grandi costruttori, e lui era il fornitore di tutti il materiale edilizio per queste due imprese. Ma io non l'ho mai visto costruire in proprio a Salvatore La Barbera. Senta, questa imposizione di forniture è una cosa reale nell'ambito della famiglia? Perché l'imposizione della fornitura è nata in quei periodi. L'Angelo della Barbera non era guardato proprio bene, proprio per l'imposizione che faceva a queste due ditte di fornire il materiale edilizio. Ma più che imposizione di farci del male, era un'imposizione di carattere psicologico. Non ti dimenticare che io sono Angelo La Barbera, ma non si diceva io sono Angelo La Barbera, era un'influenza psicologica all'impresa, e l'impresa non rifiutava di accogliere la fornitura. Ma questo tema poi diventa ricorrente, per esempio calcestruzzi, forniture di cemento alle imprese edilizie. Io non accompagno più queste cose, perché vado via dall'Italia, ritorno nel 72 in carcere, esco nell'80, non accompagno più questa evoluzione di cose per la cosa nostra. Ma ne ha avuto notizia comunque? Ah sì, tutti quasi lavoravano in costruzione o fornivano cemento armato o facessero delle strade. Ma io non ho accompagnato l'evoluzione. Io ho avuto tante persone in carcere con me che lavoravano in queste cose. Senta, la famiglia del Borgo, ieri già ne abbiamo esaminato alcuni dei componenti, Cucuzza, Calista, Cirimin, e le ha parlato anche di cancelliere Leopoldo. Le ribadisco la domanda perché dei nipoti di cancelliere Leopoldo o di altri familiari lei ha saputo mai nulla? No, assolutamente no. E non li conosco nemmeno. Dico, entrare nella attività economico-imprenditoriale significa necessariamente sposarne tutti i metodi per inserimento nei mercati o nella concorrenza? Non so se sono stato chiaro. No, mi scusi, ma non riesco a recepire. Ecco, ripeto la domanda. Facciamo un esempio. Mio nonno era un grosso imprenditore che riusciva attraverso la sua personalità, diciamo, mafiosa, così come psicologicamente a influenzare il mercato, nel senso che aveva delle forniture.
morto mio nonno, io entro nella società. La società continua ad avere questo peso nel mercato o era solo la persona di mio nonno che riusciva? No, era la persona di suo nonno. Quindi non c'è un'ereditarietà, diciamo, in questo senso? No. Se non si può avere il rispetto di dire adesso il dottore Grasso è il nipote del nonno, il quale noi non dobbiamo dimenticare che è una persona stimata da tutti noi. Ah, sotto questo aspetto va bene, ma se il suo nonno dopo morto è stato dimenticato, lei avrà successo col peso della sua personalità. Quindi se non si diventa uomo d'onore, non si ha qualche carica, il discorso del peso negli affari o nell'attività economica non è finito. Per quanto riguarda la famiglia dell'Acqua Santa, che originariamente era, almeno secondo quello che ha detto il leggendario... Era Tanalato, poi Cavataio. Sì. Circa. Dopo Cavataio non so di altri. Esiste ancora o non lo so? Io credo che, per conoscenza mia, no. Che il territorio sia forse stato assorbito da Borgo Nuovo o... una parte dall'altro Borgo Nuovo, versante, Borgo Nuovo, Borgo questo dietro le spalle del Luciardone, quindi Borgo Vecchio, Borgo Vecchio, sì, e una parte dall'altro versante di Mondello e quindi Enrico Bono. Quindi Mondello fa parte di Partanna, Enrico Bono. Esatto. E per quanto riguarda la famiglia del Giardino Inglese, anche questa è scomparsa. Una volta esisteva fino al 1963 e poi non è più esistita. Il territorio è stato assorbito o da Palermo o da Resultana. E chi era allora il... ricorda chi era? Non ci interessa ai fini processuali, quindi non era più una punta di curiosità, nulla di altro. Comunque questo è stato ucciso nell'agguato di Viale Lazio. Ah, ho capito. Il rappresentante dei giardini, del giardino inglese. Sì. Ma questi spostamenti di territorio avvengono come? Come possono avvenire? Sempre per espressa deliberato, diciamo, per deliberazione della commissione, o qualcuno arriva, si prende una fetta di territorio e poi lo comunica? Lei proprio... Dottore Grasso, con tutto il rispetto che ho per lei, desidera che gli avvocati mi chiamano consulente. Io non so queste cose, non posso rispondere. Non un posso. Tentativo perché per capire. Sono cose che appartengono a gente che io ho conosciuto già a 80 anni, mi spiegavano che quando erano bambini l'avevano ricevuto notizie da quelle che avevano 80 anni. Non so rispondere. Senta, lei ieri ha riconosciuto fotograficamente Madonia Giuseppe. Sì. E cioè ha confermato il riconoscimento fotografico, per essere più precisi. E degli altri Madonia, cos'altro, cosa sa? Degli altri Madonia sono del padre, che è il rappresentante di Resultana, e non lo conosco. Si chiama? Credo che si chiama Francesco. Credo. Non lo conosco. E gli altri figli so che sono in famiglia, ma non li conosco nemmeno. Conosco un ragazzo più giovane che è venuto a Luciardone per qualche mese, o perlomeno io sono stato per qualche mese a Luciardone, venendo da Cuneo, ma non era ancora uomo d'onore. Dopo ho saputo che anche lui era diventato uomo d'onore. Non si ricorda come si chiama, se è Antonino, Salvatore o... No, non mi ricordo. Forse dovrebbe essere il più piccolo dei figli. Sciulla Giuseppe? Come nome, sì. Appartiene alla famiglia Resultana. O San Lorenzo. Per questi nomi qua io certamente farò confusione. Ma è certo che è uomo d'onore? È certo che è uomo d'onore. E come l'ha appreso lei? Da tanti anni è uomo d'onore questo Ciulla, che
credo che risiede stabilmente a Milano. Sa che di che cosa si occupa a Milano? No, non lo so. Di Trapani Diego? L'ho conosciuto personalmente a Lucerdone. Appartiene alla famiglia o di Resultano o di San Lorenzo. Non saprei. Sono più propenso per Resultano, ma potrei anche sbagliarmi. Ma lo conosco personalmente. E che attività ha svolto o svolgeva? Quando l'ho conosciuto io veniva da processi, non so che cosa facesse, non so. Ma credo nel reparto meccanica, automobile, non so. Sinceramente non so. L'ho conosciuto in carcere, nel 73-77. E certo della sua qualità di uomo d'onore? Credo, sì. Credo che era coimputato mio nei 114. Lei ha detto che in quel processo eravate tutti innocenti. Che cosa intendeva dire quando... Non ho parlato dei 114. Ah no? No, di Catanzaro. Ho parlato di Catanzaro. Ho capito. Perché nei 114 è stata una gran marmellata. Sono state arrestate delle persone che io non conoscevamo tutti e sono state messe nell'associazione. Ma ce n'è qualcuno condannato ingiustamente? Sì. Nel processo di 114? Sì. Se ci può dire chi è, visto che possiamo ritardo fare giustizia. Non vale la pena. Anche perché poi non ricordo il nome, perché non sono neanche uomini d'onore. Non può ricordare i nomi perché... Non sono neanche uomini d'onore. Sì, e io faccio il commerciante, i voli turistici, Italia-America. Comunque non li ricorda, se li ricordasse li acquisirei. Li direi. Per all'onore del vero lo direi. Forse ho aperto una valvola. Che non dovevo aprire. Che non dovevo aprire. Gambino Giacomo Giuseppe. Ricorda Gambino Giacomo Giuseppe? Sì, Utignoso. Detto Utignoso. È nella famiglia di Resultano, questo è certo, non c'è errore. Famiglia di Resultano, ha detto Utignoso, l'ha conosciuto lei? No, ma lo conosco di nome e avendo visto qualche fotografia nei giornali, lo conosco. Ricorda qualche episodio comunque che si ricollega a questo Gambino? Beh, qualche episodio sarebbe rispetto al mio genero, che aveva una pizzeria nel territorio della Resultana. Mio genero morto adesso. Suo genero Genova? Genova. Che era stato invitato, come tutti gli altri commercianti a Palermo, di dare qualche cosa per i carcerati, per gli avvocati. E mio genero mi aveva telefonato a me. Io le disse di farsi dare un appuntamento, che io avrei parlato con lui personalmente, ma questa telefonata non ci fu più. E per l'onore del vero, mio genero non ha pagato nessuno. Senta, da Vi Salvatore, quale famiglia per te? Partanna, Ricco Bono. Vorrei fare una precisazione. Sì, prego. C'è un altro Tignoso in questo processo, da non confondere con l'altro Tignoso. E sa come si chiama l'altro? Sì, era il sottocapo della mia famiglia, della famiglia di Porta Nuova. Davi Salvatore come lo sa che... Era in carcere con me. È stato in carcere per molto tempo con me, qui a Lucerdone.
Era un gruppo di gente proveniente dalla famiglia Riccobono. Sì. Mutolo, Michalizzi, Michalizzi da Visaloto. I Michalizzi quindi fanno pure parte della famiglia di Riccobono. Sì. Sì. E Porcelli Antonino? Fa parte della famiglia Riccobono da molto tempo, da molto tempo. Lo conosco personalmente. Ma è parente di Riccobono, mi pare. Ah, questo non lo so, a me non risulta. Lauricella Giuseppe pure fa parte. Non mi ricordo di questa Lauricella Giuseppe. Senta, Badalamenti Gaetano. Sì. Fa parte della famiglia, cioè ha fatto parte della famiglia di Cinisi. Fino ai primi del 1978. Sì. Lei nel riferire l'episodio di Pippo, della sua posata da parte di Pippo Calò, sì, ha detto che Pippo Calò avrebbe detto a lei che non dar peso a quanto diceva Badalamenti perché era un tragediaturi. Come... Sì. Questo termine che cosa significa? Cosa intende? Ha una significazione particolare o è quello che si può intendere traducendo in italiano? No, no. Cerco di spiegarlo meglio se ci riesco. Quando Pippo Calò mi disse che Gaetano Badalamenti era un tragediatore, non bisogna dimenticare che già era da 2 anni fuori di ogni attività mafiosa Badalamenti. Io sfido il Calò ad avermelo detto prima del 78, quando il Badalamenti era capo della commissione. Quando il Pippo Calò mi dice a me, non Pippo Calò, Giuseppe Calò mi dice a me che Gaetano Badalamenti era stato un tragediatore, già il Badalamenti è fuori della Cosa Nostra, è un individuo braccato della Cosa Nostra. Io ieri credo di aver usato un termine che non è adatto alla mia cultura. Ho letto qualche cosa e quindi qualche volta faccio il presuntuoso di essere un uomo che sa, ma io non ho cultura affatto, ho detto Richelieu, riferendomi all'uomo che sapeva ordire, tramare, ma senza bugie, sapeva mettere le cose in una tale posizione, almeno se è così Richelieu, può darsi che ho presunzioni nel definire Badalamenti, sapeva ordire e tramare, ma con delle verità. Il Badalamenti senz'altro, io le stavo sullo stomaco, tutti i giornali hanno parlato del mio grande amico Gaetano Badalamenti, ma io a Badalamenti ci sono stato sempre sullo stomaco, in tutti i tempi. Ordiva perché fosse fatta qualche cosa nei miei confronti, ma ordiva sempre in una maniera decente. E quindi lui prospettava al Calò cose vere, cioè Buscetta è andato via lasciando la moglie, e questo è vero, quindi cercava di influenzare il Calò. Il Calò forse in quell'epoca pensava in una maniera diversa nei miei confronti, era come dire, io devo contentare Badalamenti ma io non posso fare del male al mio amico, se allora pensavo che era un suo amico. Quindi intendevo dire questo, non dice bugie Badalamenti, Badalamenti dice una cosa vera, ma fa pressione psicologica per dire questo non può stare in famiglia, un individuo immorale che lascia la famiglia, la divorzia per sposarsi con un'altra. Ho reso l'idea, se no... L'idea l'ha resa, solo che lei in un... Badalamenti costituisce la sua fonte, quindi ecco che a questo punto la sua fonte di conoscenza di tante cose, ecco quindi che è importante capire se Badalamenti è in grado di dire la verità o quando parlava con lei queste cose che ha saputo da Badalamenti le filtrava eliminando quello che in più poteva dire Badalamenti o ce le sta riferendo eventualmente così come le riferite lui? No. Cioè, non so se sono stato chiaro. Io credo che un argomento del Badalamenti riferito a me
può andare all'eccesso, ma non nella bugia. Può dire invece di 8, può dire 9, ma la base della verità esiste, anche perché vado alla mente, proprio perché astuto, furbo, non tende a dirmi una bugia, il quale domani potrei io far crollare tutto il castello di menzogna raccontatomi da lui. E siccome lui sa che io posso avere potere di controllo per le cose che mi dice lui, lui si astiene dal dire bugie. Quindi Badalamenti le riferiva a fatti veri, siccome aveva, così come ha dichiarato lei, la intenzione di trascinarlo nella guerra di mafia, sì. Non c'è il pericolo che potesse volutamente aumentare determinati fatti o ingrandirli? Ma per le cose che mi ha detto Badalamenti non ci sono delle cose da ingrandire o da diminuire, perché lui parlava di situazione da uomo braccato. Lui parlava di situazione che io, insieme a lui, ritornando a Palermo, avremmo potuto prenderci delle rivincite. Quindi tutto quello che lui mi diceva, se io avrei accettato il suo invito a tornare, io avrei potuto saperlo, personalmente. E se Badalamenti mi avrebbe detto delle bugie, Badalamenti aveva giocato la sua ultima partita. A lui non conveniva. In un altro punto dell'interrogatorio lei dice che tra i vari termini usati con una certa significazione il termine tragedia Turri viene usato per bugiardo, quindi questo discorso non vale per Badalamenti. No, non vale per Badalamenti, perché conferma quando, però quando Calò mi dice tragedia Turri, me lo dice quando già Badalamenti non è niente più, sì. E poi per dirmi è un essere schifoso. Lui ha cercato di creare delle zizzanie fra me e te, perché si può usare anche per questo termine, non per parlare prettamente di bugie. Però lei conferma il fatto che questo termine può avere come significato quello di bugiardo nella terminologia mafiosa? Può avere il significato di termine bugiardo. Ho capito. Era per capire un pochettino. Ma se lei guarda, non so se dobbiamo... Se lei guarda i termini della conversazione fra me, Pippo Calò e Gaetano Badalamenti, qual è? Gaetano Badalamenti mi dice, Pippo Calò ti vuole mettere fuori perché tu ti sei divorziato. Pippo Calò mi manda a dire in carcere, no, tu non sei fuori famiglia. Quando io vedo nell'80 Pippo Calò mi dice, lui tramava contro di te perché tu possa essere messo fuori famiglia. Quindi è trama, non bugia, perché lui ci portava un fatto vero a Pippo Calò. Capito? E Badalamenti Antonino ha sostituito come reggente o come rappresentante? Come reggente. Come reggente. Come reggente. E poi reggente per quanto tempo? È finito. Credo che sia stato ucciso. Sì. Ma aveva già qualche carica? Precedentemente? Sì. Credo di no. Ed è stato scelto come reggente dalla commissione? Dalla commissione. E non c'è stato il tempo di fare le elezioni, come ha detto lei? Credo che si temesse una rappresaglia da parte di Gaetano Badalamenti nel dover rifare l'elezione, che se non si trovasse in seno alla famiglia il candidato che si proponesse a sostituire Gaetano Badalamenti. E Procopio Di Maggio era pure... Era un appartenente della famiglia di Cinesi. Comunque non è il nostro imputato. Di Trapani Giovan Battista? Non lo conosco, ma so che è nella famiglia di Cinesi. Come l'ha saputo? Da Gaetano Badalamenti. Quindi lo era prima ancora della sua... E lo era prima ancora, sì. Espulsione, sì. E Badalamenti Emanuele lo conosce? Sì. E in rapporti di parentela con gli altri Badalamenti? Cugino e fratello di Antonino. E anche questo, questa sua qualifica, lei la sa sempre da Badalamenti? No, lo conosco personalmente,
Ma io non so se questo, non ricordo se è uomo d'onore, se è, perché anche questo è un appartato, uno che vi fa una vita per conto suo. Cioè, non ricorda se è uomo d'onore, che intende? Che lo è stato e che ora non lo è più? O credo che lo sia stato, non ricordo, è un individuo che non aveva la presenza del fratello Antonino e del Gaetano Badalamenti. C'era un altro Badalamenti, Natale Badalamenti. Ma Natale Badalamenti non era parente di Gaetano Badalamenti. Comunque faceva parte della famiglia, no? Ma io credo di no. Non so se faceva parte della famiglia. Per la, quanto riguarda la famiglia di Terrasini e Villa Grazia di Carini, anche lì c'era, c'era qualche problema territoriale, o che lei sappia c'era qualche discussione. Cioè, Villa Terrasini esiste, che lei sappia? Un... Che io sappia esiste. Ma, che io sappia esiste fino a... all'80. Dopo l'80 non so più. E chi faceva parte del... Conosco solo due fratelli, Calogero, Danna e Domenico Danna. E il capo, c'è un capo? E Calogero. Pipitone Angelo Antonino, lo conosci? Sì. Personalmente? Sì. E quando l'ha conosciuto? Nell'80. L'ha conosciuto? Credo di averlo conosciuto, era molto amico di Salvatore Inserillo. E quindi l'ha conosciuto a casa di Inserillo in qualche... Forse l'ho conosciuto a casa di Inserillo. Quale famiglia apparteneva? Villa Grazia di Carini. Aveva qualche qualifico? Capo. Ci sono altri Pipitone che sono parenti, che le conosce? Sì, io non li conosco. Ho saputo che sono anche loro uomini d'onore. Come si chiamano? Se lo ricordo. Non lo so. No, non me lo ricordo, perché lo so, ma non lo ricordo in questo momento. Pipitone Giovan Battista. Un momento. Il primo Pipitone che ha nominato lei chi è? Pipitone Angelo Antonino. No, non lo conosco questo qua. Io so di Pipitone Giovan Battista. Quello che intende fare il pazzo, credo che è il più anziano dei fratelli. E Pipitone Vincenzo? Non lo conosco. E neanche quell'altro prima che ha nominato. Allora io le ripeto, così sì, cerchiamo sì di mettere un po'. Pipitone Angelo Antonino. Pipitone... Non lo conosco. Non lo conosce. Pipitone Giovan Battista. Lo conosco. Pipitone Vincenzo. Non lo conosco. Di Pipitone Angelo Antonino non lo conosce, non ma lo sa che sei ma uomo... so, è un uomo d'onore. E allora la persona che avrebbe incontrato presso in sarebbe il Giovan Battista. Giovan Battista. E che Pipitone Angelo Antonino è uomo d'onore, come lo sa? Come lo ha preso? Dal fratello, da persone, da Salvatore Inserillo, non ricordo come. E di Pipitone Vincenzo invece? Sempre della stessa ragione. Non lo conosce? Non lo conosco. Però sa che è uomo so d'onore e appartenente alla famiglia di Villa Grazia di Villa Grazia Carini. Nania Filippo lo conosce? No. Sa... è di Partinico, ma non lo conosco. Come fa a dire che è della famiglia di Partinico? Fa parte della famiglia di Partinico da prima del 1963. Non so come l'ho saputo. Coppola Giacomo? Coppola Giacomo non lo conosco. Era fratello di Coppola Domenico. Ma fa parte della famiglia? Fa parte della famiglia. Di Partinico sempre? Di Partinico. E Coppola Domenico lo conosceva? Lo conoscevo, da prima del 63. Fa parte della famiglia di Partinico. Faceva parte, credo, perché è morto. Sì. E c'era anche un Agostino Coppola che, anche se non è imputato, lei l'ha conosciuto? L'ho conosciuto, sì, ma non era uomo d'onore. Era prete? No.
non era. Un prete non può mai essere uomo d'onore se, o... No, per me, che l'ho conosciuto personalmente, era proprio prete Agostino Coppola, sì. Geraci Antonino, detto Nenè. Credo di averlo conosciuto prima del 1963, sono passati tanti anni, forse lo riconosco ancora se lo vedo. Di questa famiglia di Partinico, sì. Che peso aveva nell'ambito delle varie famiglie? Attualmente o nel passato? Dica lei. Attualmente un peso molto rilevante, perché era un punto di forza di Salvatore Rin. Era, come dire, il suo centro, Partinico. Nel passato aveva una persona molto anziana, che non so se è vivo o se è morto, che era proprietario di una distilleria, che era una grande personalità e faceva parte della vecchia commissione. Come si chiamava? Giuseppe Bertolino. Bertolino Giuseppe. Bertolino. E quindi è stato capo prima di Geraci Antonino. Di Geraci Antonino. Detto Nenè. Sì. E questo avvicendamento da che cosa sa, da che cosa è stato provocato? Io credo che Bertolino Antonino sia uscito stanco dal carcere. Bertolino Giuseppe. Bertolino Giuseppe dal carcere di Catanzaro e che non abbia voluto più fare parte attiva della famiglia e che si sia un po' estraniato. Sapevo che aveva dei problemi a quell'epoca di occhi, non so se è vivo, se continua ad avere dei problemi. Alduino Francesco Paolo. Alduino Francesco Paolo so, ma non lo conosco, che fa parte della famiglia di Partinico. Da quando? Da molto tempo. E l'ha saputo come? Io sono stato circa 3 anni, 4 anni insieme a Coppola in carcere, dove, anche se ero stato anche molto tempo prima, per tanti anni in America con Domenico Coppola, ma in carcere avevamo più tempo per parlare. Può darsi che l'abbia avuto, l'abbia preso da Coppola. Quindi tutte queste notizie sulla famiglia di Partinico le avrebbe preso da Coppola, preso Domenico, da Coppola in Domenico in carcere? Lamberti Salvatore? L'ho conosciuto personalmente in carcere. Qui a Palermo? Qui a Palermo, sì. Faceva parte della famiglia di Borgetto. Che altro sa di lui? Di lui che si trova negli Stati Uniti, imputato per traffico di droga. Anche lui è uno dei residenti come Mazzara negli Stati Uniti o... si trova lì perché è stato arrestato lì nel corso di queste indagini? Personalmente non mi risulta niente, non so se posso dirlo, ma lei mi chiude la bocca subito. Io sono stato testimone in questo processo e io ho solo parlato come appartenente alla Cosa Nostra. E cosa strana, nessuno dei 5 indicati di me ha detto non sono appartenente alla Cosa Nostra, hanno accettato tutta la carica di Cosa Nostra. Lei vuole dire che coloro che sono stati da lei indicati come facenti parte dell'organizzazione Cosa Nostra siciliana nel processo degli Stati Uniti hanno ammesso di far parte di questa associazione? Sì, ma dico, capito di più, bene? Ma dico di più, l'avvocato difensore di Gaetano Badalamenti desiderava che io esaltasse la gestione di Badalamenti quando lui era capo della commissione. Mi invitava ad esaltare l'opera di Badalamenti, che quando Badalamenti era capo della commissione queste cose non avvenivano, non c'era il traffico della droga. Il suo avvocato difensore, adesso mi trovo qua per vedere se esiste ancora la Cosa Nostra o qualcuno che verrà qua a fare il confronto con me per dirmi io non so che cos'è la Cosa Nostra. Va bene, sono qua ad aspettare. Quindi Badalamenti avrebbe anche lui ammesso di far parte? Certamente. Lo stiamo chiedendo, questa è un'altra domanda, avvocato, lei è rimasto un po' indietro. Io conosco quello che è avvenuto in America, ha detto l'avvocato questo, ma
questo lo possiamo accertare. Ma che cosa ha detto? Io sto dicendo l'avvocato, mi ha invitato ad esaltare la gestione di Badalamenti quando lui è capo della commissione. L'egregio avvocato parla del codice penale italiano, che lui dice che conosce perfettamente quello che succede in America, ma lui sa benissimo che in America l'imputato non parla, parla solo attraverso la bocca dell'avvocato. Perché se dichiara che vuole testimoniare è costretto a dire la verità. È costretto a dire la verità. Quindi non può averlo ammesso per questo motivo Badalamenti? Non può. Certamente se Badalamenti non le piace che il suo avvocato tocchi nel tema, ci dice: avvocato, un momento, lei mi farà fare delle conseguenze perché le dirà che io sono capo della commissione, e l'avvocato deve attenersi a quello che il suo cliente le suggerisce. Impari la procedura americana, avvocato. Metti sta lezione. Allora, continuando, dove eravamo arrivati? Della famiglia di Borgetto le ricorda qualche altro appartenente? E i fratelli Valenza? Sì. Rappa Francesco? Sì, anche Rappa Francesco, che è stato in carcere con me. Qua. Dove? A Lucerdone? A Lucerdone. E come fa a sapere che... solita domanda... Quando era qua a Lucerdone lui non era ancora diventato uomo d'onore, ma quando mi sono incontrato con Lamberti mi disse che quando lui fu dimesso da Lucerdone era diventato uomo d'onore. Quindi gliel'ha detto direttamente Lamberti? Lamberti, sì. E lei quando si è incontrato con Lamberti? Credo in uno dei miei viaggi di Cuneo a Palermo. Tra Cuneo e Palermo? E Palermo, sì. Cioè, ho capito male, quando è venuto a Palermo in trasferimento da Cuneo? Da Cuneo, sì. Perché io ho una residenza nel Lucerdone di Palermo che va dal 73 al 77, poi vado via a Cuneo e ritorno spesse volte a Palermo per un provvedimento di soggiorno obbligato. Sì, cioè perché avevo un procedimento per il soggiorno obbligato, sì. E quindi per presenziare la trasferivano. Sì. Ho capito. Senta, ieri lei ha confermato il riconoscimento di Bagarella Leo Luca. Cos'altro, cosa ci può dire di Bagarella? Lei l'ha conosciuto personalmente? Dove, come, sì, quando? Sì, l'ho conosciuto personalmente qua a Lucerdone nel periodo 73-77, ma io credo che dobbiamo fare un po' più breve, cioè dal 74 al 76. Non so dire la data esatta. Ed era con lei in infermeria? O... Sì, era con me in infermeria. Era fra i fortunati che godevano di quel trattamento? Era in infermeria con me. E Provenzano Bernardo? Non lo conosco. So che è un uomo d'onore della famiglia dei Corleonesi, ma non l'ho mai visto. E chi gliel'ha detto? Che... Beh, dovrei cercare molto per saperlo. Sono tante persone che avranno potuto dirmelo. Sa indicare almeno qualcuno in particolare, anche per poter noi fare riferimento a qualche fonte. Cioè, il problema avrò è che avrò parlato con qualcuno, sì, perché ci sta pensando per questa cosa Bernardo Provenzano. Non so chi avrebbe potuto dirmi. E per Rina Salvatore il discorso è lo stesso? Da sempre. Ha un soprannome Rina Salvatore? Che io ricordo in questo momento no. Lei non l'ha mai visto Rina Salvatore? No. Non lo conosce? Non lo conosco. Così come Eleggio Luciano? Non lo conosco. Non l'ha mai incontrato? L'effigie è su tutti i giornali, tutti i giorni, per tanto tempo, lo conosco, ma dal giornale, non personalmente. Quindi questa sua... invece l'effigie la conosce dai giornali, ma la sua... Non ce l'ho. Non ce l'ho, la conoscenza personale non ce l'ho. Sì, ma la sua
partecipazione a questa famiglia di Corleone? Ma esiste, ce l'ho dal 57, dal 58, dal 59. Ce l'ho da tanto tempo la sua partecipazione alla famiglia di Corleone. Ma lei avrebbe riferito anche qualche fatto compiuto da Luciano Ligio, mi pare, Leggio, sì, mi pare sì. Che abbiamo già sì, trattato sì. L'uccisione di Navarra. Sì, ma io credevo che lei alludesse, se, come conoscenza diretta, come l'ho conosciuto, chi me l'ha detto. Sì, quello già è un fatto emblematico, che si sa che lui fosse il rappresentante della famiglia di Corleone. E l'episodio relativo a Navarra, gliel'ha riferito, mi pare, Greco... Greco Salvatore. Pare che già ieri questo l'aveva sì. Detto. E l'altro episodio riferito all'omicidio Scaglione. Quello è da Badalamenti, che me lo dice in carcere, qua, negli anni 73-75. Dei fratelli fidanzati. Conosco Gaetano Fidanzati. Noi abbiamo fidanzati Carlo, Giuseppe, Antonino, Stefano, questi non... Conosco anche Stefano, l'ho conosciuto nel 1980 insieme al Salamone. Insieme? Al Salamone. E dove? A Palermo, quando io ero scappato dal carcere di Torino. Quindi nel periodo della latitanza tra giugno... e gennaio. Giugno 80 e gennaio 81. Gennaio 81. Ha incontrato Salamone a Palermo. Insieme a Stefano, che ma... Stefano fa parte nella famiglia di Salamone, che non è più Salamone, ma Brusca. Il fidanzato di Gaetano ieri aveva detto che faceva parte della famiglia di Bolognetti. Il fidanzato di Gaetano fa parte della famiglia di Bolognetti. Mentre il fidanzato di Stefano fa parte della famiglia di San Giuseppe. Di San Giuseppe. E quando ha incontrato Salamone qui a Palermo, l'ha incontrato per qualcosa di particolare? Avete parlato di qualcosa o è stato un incontro casuale? Incontri casuali. Quindi non... Eravamo tanti anni che non ci vedevamo. Quindi uno che non, si incontra dopo tanti anni parla di qualche cosa o no? Ci siamo incontrati per cose casuali, ci siamo incontrati anche con Stefano Bontati... Già ne abbiamo parlato ieri. Sì, sì. E degli altri fratelli fidanzati, quindi non li conosce, ma sa che fanno parte della famiglia di Bolognetti. Di Bolognetti, a esclusione di Stefano. Che fa parte della famiglia. Queste notizie sulla famiglia dei fidanzati... con qualità di soldato. Di Bono Giuseppe. Bono Giuseppe l'ha conosciuto lei? Sì. Dove? In carcere. E poi l'ha rivisto fuori dal carcere? No, non l'ho più incontrato. A Milano non l'ha mai incontrato? No, non l'ho mai incontrato. Bono Giuseppe meriterebbe di essere squalificato dalla Cosa Nostra, perché Bono Giuseppe, le cose che più piacciono a lui sono le donne e le carte, altre cose lui non capisce. Non gli si può dare torto. E io non gliene davo. Ma essendo lui il rappresentante non poteva buttarsi. No, no, Alfredo dico. Ah, Alfredo. No, no, parlo di Alfredo, non di Giuseppe. Buon Alfredo. Buon Alfredo. Martello Ugo e Martello Biagio, lei li conosce? Conosco Biagi, ma non conosco Ugo. Conosco Mario, che fa parte della famiglia di San Giuseppe Alto. Biagio fa parte della famiglia di Bono. E Ugo, che non conosco, fa parte della famiglia di Bono. Quindi di Bolognetta. Di Bolognetta. E come ha conosciuto Biagio? Biagio, in carcere. Sempre in quel periodo? In quel periodo. E né Antonino lo conosce? No, personalmente no.
Ma sa se fa parte dell'organizzazione? Sì, ma col giudice istruttore abbiamo affrontato il problema che ci sono tre Enea. Io conosco come conoscenza due fratelli Enea, figli di Enea mobiliere in una piazzetta Monte di Pietà. Bambini, li conosco da bambini, so che da adulti fanno parte della famiglia di Bolognetta. Non so altro, figlio. Non so altro. No, non so specificare i nomi. Ce n'è uno che è inteso Robertino, ma non so il vero nome qual è. Quando si parlava di Enea si diceva Robertino, ma quale sia non so. Ma questo sistema di farsi chiamare con nomi completamente diversi è studiato, cioè è fatto apposta, oppure, perché non so, anche lei ha assunto varie volte Roberto, Antonio, sì, Rotolo, Roberto, sì, Robertino, questo Roberto è perché si è latitante, ma è così ricorrente sempre questo nome Roberto? No, non si rivolga a me, si rivolga a me con Roberto, che ho usato tutti i nomi del calendario. Quindi non è che ho usato abitualmente Roberto. Per le varie identità ho usato tutti i nomi del calendario. Andiamo alla famiglia di San Giuseppe Iato. Lei ha detto che Martello Mario fa parte di questa famiglia e Bono Alfredo pure fa parte di questa famiglia. Per quanto riguarda il capo, il rappresentante ha detto che era Salamone Antonino e il vice Brusca Bernardo, che lo, sì, rappresentava nella commissione, ma anche nell'assenza come rappresentante nella famiglia, e anche che poi l'assenza era sempre nel tempo, perché Salamone viveva in Brasile. Salamone viveva, ma dico, se ci dovessero essere le elezioni, sì, dico, nella famiglia di San Giuseppe Iato, sì, con il rappresentante che vive sempre in Brasile, diciamo, sarebbero portati a rieleggerlo. È una cosa che questa lontananza si riesce a controllare attraverso la famiglia perfettamente, pur essendo in uno stato così lontano, tutti gli affari relativi all'organizzazione? Ma io credo che per quanto riguarda Salamone Antonino era una situazione che era cominciata di comodo per Salamone Antonino, di rimanere il capo della famiglia e lui vivere in Brasile. Dopo si è diventata una posizione scomoda, perché Bernardo Brusca ha preso gusto, ha preso piacere a questa carica, e quindi quando il Salamone Antonino veniva a Palermo non era più accolto come quando era partito, perché cominciava a diventare scomoda. Eppure se Antonino Salamone non lo confessava a nessuno, non lo diceva a nessuno, sentiva la posizione di incomodo, e molte volte mi disse a me che lui preferiva tornare a Palermo, dare la rinuncia, che si facesse un nuovo rappresentante, che sarebbe stato senz'altro Bernardo Brusca. Lei ha notizia di certi problemi all'interno della famiglia di San Giuseppe Iato, proprio in relazione a questo che lei ha accennato? Cioè, c'era un effettivo tentativo da parte di Bernardo Brusca di scalzare, di eliminare? Che io sappia di scalzare come fonte chiara, no. Ma come sottofondo non è che c'era il tentativo, già era attuato il tentativo di scalzare la posizione di Salamone Antonino. Come tentativo effettivo. Questo tentativo effettivo di eliminare Salamone Antonino, che poi stava in Brasile dove si incontrava con lei, era determinato da questa vicinanza che è stata conosciuta a Palermo tra lei e il Salamone? Sì, lui si lamentò con me molto Salamone, ma il fatto di scalzare non è a questo proposito. Per allora, questo non capivo. Ci spieghi un pochettino. Il tentativo di scalzare è politico, è prima della guerra di mafia. Per quanto si riferisce lei all'episodio, è perché io ho una conversazione a Palermo con Giuseppe Galò, in epoca
novembre dell'81. L'80? No, 81 credo, se non prendo errore. Allora lei, perché scusi, io sono in Brasile, non sono in Italia. Quando una parla conversazione telefonica? Telefonica. Ah, non avevo capito. E chiedo notizie della morte di un fratello della mia prima moglie, avvenuto a Torino. Il Calò, a questo proposito, mi invita a tornare a Palermo e io le dico che non ho né passaporto né possibilità economiche per recarmi a Palermo, il vero. E lui mi dice che non ci sono problemi per queste cose, che lui provvederà a farmi avere i mezzi economici per io tornare a Palermo, perché già è iniziata la guerra di mafia. E dice, come faccio per farti avere qualche cosa? Ho detto, beh, tu sai che qua c'è Salamone Antonino, anzi credo che in questo momento si trovi a Palermo. Se puoi farmi avere queste cose per tornare a Palermo, fallo con Salamone Antonino. Chiuso. Quando il Salamone Antonino ritorna in Brasile, mi dice come mi ero permesso di dire che lui si incontrasse con me, perché lui a Palermo, in commissione, aveva sempre detto che lui sapeva che io ero in Brasile, ma che lui con me non si incontrava, che io non sapevo, che lui non sapeva dove io mi trovassi. E invece io telefonicamente avevo fatto una gaffe facendo sapere che io e Salamone ci vedavamo. E questo gli ha portato delle conseguenze in seguito? A chi? A Salamone. Conseguenze in seguito non saprei riferire. Potrei riferire quello che ho saputo attraverso indagini poliziali, attraverso intercettazioni telefoniche, che il Salamone non aveva più quel peso che aveva quando lui è andato via dall'Italia. Ma Salamone veniva attraverso il fratello Nicolò, indotto a seguire una linea di condotta che imponeva Bernardo Brusca, che a sua volta Bernardo Brusca era imposto dalla commissione. Dimostra il fatto che si è costituito ai carabinieri. Oltre che a tutto questo mio racconto, che non ha valore processuale in questo, non so se ha valore o non ha valore, è ben chiara che Salamone non desidera partecipare, non desidera ritornare in Brasile e desidera che la sua famiglia, i più stretti congiunti come moglie e figli che si trovano a Palermo, vadano via da Palermo in silenzio, che non vadano a salutare a nessuno. Aveva paura di ritorsioni nei confronti del figlio, dei figli o della moglie. Siccome c'è agli atti un rapporto che parla di questi fatti che lei ci ha così detto, ma si tratta di intercettazioni un po' oscure a comprendersi, senza, perché il linguaggio è cifrato, non dico cifrato perché nulla è cifrato, è ermetico, nel senso che ci sono delle allusioni o delle cose che sono difficili da capirsi. Ora, non che io la voglio usare come consulente, così come dicono gli avvocati, cioè, ma vorrei, se lei fosse in grado di confermare alcune cose che, se essendo dette in un rapporto giudiziario, costituiscono, fanno parte ormai degli atti processuali. Nelle telefonate, per esempio, c'è una frase: hanno fatto Michele, che se può avere un significato particolare, oppure hanno fatto Michele, in italiano dico, non significa molto. Non posso rispondere in queste domande perché bisogna vedere precedentemente cosa ha detto e dopo cosa ha detto. Perché quindi ha un senso se inserito nel contesto. Hanno fatto Michele può significare molte cose. Può significare hanno fatto Michele, hanno fatto un nuovo uomo d'onore. Può significare hanno fatto Michele, hanno ammazzato a Michele. Può avere tanti significati. Quindi, io non posso così dire. Quindi diciamo cose. Capisco, quindi non ci sono dei termini, è il senso del discorso che di volta in volta fa intendere a chi sa intendere quello che si vuole dire. Io
all'onore del vero ho potuto avere tutto a mia disposizione e io ne avevo tanto tempo. In America? Io avevo tanto interesse di sentire Salamone al telefono con il fratello. La mia non era semplice curiosità, perché come ho detto ieri, ero stato un grande amico con Salamone. Io volevo sentire perché questo tradimento, io volevo sentire la partecipazione di Salamone nella scomparsa dei miei figli. E devo dire che mi ha dato sollievo il sapere il comportamento di Salamone, anche se i signori vincenti adotteranno dei provvedimenti contro Salamone. Sono certo, io non so se sto facendo bene a Salamone in questo momento, ma a me fa piacere per il mio io sentire da Salamone che lui non ha voluto partecipare alla mia esecuzione. Lui ha voluto estranearsi, lui ha lottato contro il fratello, ma non perché il fratello volesse. Il fratello voleva il bene del fratello, nel dire facciamola, non ne parliamo più. Il Salamone è invitato a buon Alfredo, a buono Giuseppe, a partecipare a questa discussione affinché lui non fosse coinvolto in queste cose. Li mandava a Palermo per discutere di queste cose, nella riunione. Una volta andava Alfredo Bono, un'altra volta andava Giuseppe Bono, un'altra volta andava il fratello, ma Bernardo Brusca insisteva, si deve trovare la casa in Brasile e lui ha preferito andare via dal Brasile. Queste cose non faranno bene ai signori corleonesi che io sto dicendo nei confronti di Salamone, perché Salamone potrà avere delle conseguenze gravissime, però questa è la verità. Sì, vediamo di finire questo. Allora, più rapidamente. Ganci Giuseppe, ieri mi pare che c'è stato il riconoscimento, sta in America. Sta in America ed è nella famiglia di San Giuseppe Arto. Salamone Nicolò? E il fratello di Salamone fa parte a San Giuseppe Arto. Quando lei alludeva al fratello... Al fratello alludeva a Nicolò. Salamone Nicolò. Catalano Salvatore, ne abbiamo parlato ieri, fa parte di quale famiglia? Ciminna. Faceva parte. Sì, perché è deceduto. Senta, lei ha conosciuto qualcuno della famiglia di Siculiana? Sì. Ce ne può parlare? Caruana. Sì. E Contrera. Per me questi Caruana e Contrera è come la famiglia di Resultano e San Lorenzo, non so mai collocarli bene, perché quando devo dire Contrera dico Caruana e quando devo dire Caruana dico Contrera. Comunque per fortuna non sono nostri imputati, quindi noi, era così, una notizia sulla... Lei li ha incontrati, credo, In Canada, intorno al 69. E curavano qualche traffico in particolare? È stupefacente. Con chi? In moto proprio e... Il loro collegamento in Italia o in Sicilia? Secondo loro era Alfredo Bono. Alfredo Bono. Alfredo Bono. Secondo loro ce l'hanno detto loro? Loro, sì. Senta, per Di Cristina, viene dato atto a verbale che lei ha letto le dichiarazioni che ha reso Di Cristina? Cioè, ho ascoltato. Ha ascoltato? Non ho letto. Nel senso che le hanno lette? Sì, esatto. E quindi è a conoscenza del contenuto di queste... affermazioni. Sì, anche se non lo ricordo più, ricordo per sommi capi. Ma dico, quando ha il ricordo che le condivideva quando le ha ascoltato? Sì, parlava più o meno delle stesse cose che si parla in questa corte, corleonesi, gruppi. Comunque lui, la causa della sua morte è proprio per queste dichiarazioni o c'erano altri fatti? Quello che ho sentito quando io sono uscito nel 1980 era proprio questa, e cioè che era stata messa in giro la voce che lui fosse confidente dei carabinieri. In effetti la realtà. In effetti poi si è rivelata la realtà. Ma io fino a quel momento che ho saputo della lettera io non credevo. Sì. E per quanto riguarda
la famiglia di Catania. Sì. Già mi pare che ne abbiamo accennato rapidamente, se ci può dire tutto quello che sa della famiglia di Catania e cosa le hanno riferito, perché lei mi pare di prima mano non sa nulla. Di prima mano conosco il morto. Cioè Calderone Giuseppe. Calderone Giuseppe e il fratello. Non conosco gli attuali, Nitto Santa Paola, la conoscenza che mi viene da Nitto Santa Paola per la prima volta, che risalta è quando avviene il fatto del generale dei carabinieri. Dalla Chiesa. Dalla Chiesa. E cosa ha saputo? Che secondo Badalamenti poteva essere un'azione fatta dai catanesi, anche perché dovendosi agire allo scoperto nella città di Palermo avrebbero restituito il favore fatto su Alfio Fellito. Sull'omicidio dalla Chiesa ci può fornire altri particolari? No. Sul ruolo dei catanesi nel traffico di stupefacenti sa niente? Traffico di stupefacenti, ma non so, non posso collocarli, non so dare una collocazione esatta. Vabbè, io penso che possiamo. Adesso conviene sospendere il processo e rimandarlo a lunedì alle ore 15, ordinando le traduzioni. No, avvocato, no, il processo è rimandato a lunedì. Chi vuol venire viene. Sì, a che scopo? Sì, può essere riaccompagnato. Avvocato Inserillo, che cosa chiedeva? Di che deve parlare? Mi deve dire per favore l'oggetto del suo intervento. No, io desidero saperlo così. Io la sento se lei parla. Mi dica l'oggetto del suo intervento senza microfono. Non desidero che lei mi fa. Il tema. Ma il tema. Osservando delle norme processuali. Allora le do la parola. Grazie per avermi dato la parola, Presidente. Io desideravo conoscere soltanto il tema. Presidente, il tema io non so come fare a sintetizzare. Ma lei l'ha detto, osservando delle norme processuali e basta questo. Io credevo che lei mi volesse parlare del rinvio a lunedì. Che ne no, so? Presidente, no. Io devo dire soltanto questo, che desidererei che venisse inserito a verbale, ai sensi dell'articolo 393 del Codice di Procedura Penale, che sono stato questa mattina in cancelleria, e non è la prima volta che accade, e mi è stata negata l'esibizione di un atto che, attenendo al processo e alla sua oralità e pubblicità, avrebbe dovuto essere pubblicato in dibattimento e avrei dovuto averne conoscenza subito. Si tratta in particolare, ma ripeto Presidente, questa è l'occasione perché si possa finalmente mettere un punto fermo su una questione fondamentale. Il processo, allorché arriva alla fase dibattimentale, è caratterizzato da oralità e pubblicità. Non esiste più la segretezza dell'istruzione, non può il cancelliere negarmi la consultazione degli atti. Ho chiesto di essere messo in condizione di consultare quella perizia che è stata disposta su Zancapietro Fuppietro e che è stata depositata. In un primo momento mi si è detto che forse era stata depositata e che però non poteva essere presa. Finalmente ho ottenuto dal dottor Onufrio la negativa in ordine alla possibilità di consultare la perizia. Desidererei che tutto questo venisse inserito a verbale e io chiedo di prendere visione della perizia. Va bene, senz'altro avvocato. Dunque, allora mettiamo a verbale, l'avvocato Inserillo fa presente che gli è stata negata la possibilità di consultare la perizia, non la perizia, l'ordinanza. Non Presidente, no, quella. Guardi che le. Sì, ma qual è quello che è stato fatto? Scusi un attimo, chiariamo. Perché su Zancapietro è stata disposta una. Un accertamento medico, sì. Che non è stato depositato. Mi si dice che è stato depositato e che non lo posso vedere. Ah, no. Io non ne sono a conoscenza. Me l'ha detto stamattina il dottor Onufrio, c'era l'avvocato Cordaro presente. Presidente, noi diamo atto a verbale, sì, poi si farà la verifica. No, io desideravo saperlo perché era possibile
che siccome su Zancapietro io non ero neanche a conoscenza che fosse stata depositata, che fosse, infatti io non ne so niente ufficialmente, ancora a me non è stato comunicato. Io sapevo che c'era una... No, vi prego di non parlare mentre parlo io, la prego di non interrompermi. Dunque io stavo, sapevo che era un accertamento che era in corso di esecuzione. Quindi io adesso da lei sto prendendo... Mi scusi Presidente, mi si è detto stamattina che era stato depositato, ma che io non potevo prenderne visione. E va bene, adesso mandiamo una verbale e vediamo poi di chiarire questa situazione. Si può dare... Posso disporre... In sostanza è un diritto del difensore di prendere visione di questo, quindi mi pare, io il Presidente dispone che si dia visione, che si consenta la visione. La verbalizzazione. Sì. Allora mettiamo perizia. Così che l'avvocato Inzerillo fa presente che gli è stata negata la possibilità di prendere visione della perizia disposta ed eseguita nei confronti dell'imputato Zancapietro. Occorre avere il parere del pubblico ministero per questa disposizione, mi pare che... Nessun parere, perché non c'è dubbio che l'avvocato Inzerillo rivendica un suo diritto preciso, mi pare ci mancherebbe che debba avere parere su questo. Io ritengo che ci debba essere un... L'unica speranza è che tutto questo sia stato un disguido, sì, soltanto un perché... equivoco, certamente. Comunque vengono disposte le traduzioni per... il Presidente dispone che si dia visione, che si consenta la visione all'avvocato Inzerillo del predetto documento. Rinvia. Silenzio! Avvocato Inzerillo, vuole venire un attimo? Il Presidente dispone che sia consenta la visione all'avvocato Inzerillo, che ne ha diritto. Il processo è rinviato a lunedì 7 alle ore 15, ordinando le traduzioni e con gli avvertimenti di rito nei confronti di coloro che debbono intervenire senza ulteriore citazione.